Un ben ritrovati a tutti voi da Grandolfo Auto, io sono Massimo e oggi parliamo della nuova ammiraglia, ovvero la 6.0 della DR. Ma prima di cominciare a parlarne, sigla! Parliamo di un'autovettura di 4 metri e 50, alta 1,74 m. Un'auto importante, quindi, che trasporta comodamente una famiglia e ha un ottimo piano di carico. Come tutte le altre autovetture della casa DR Automobiles, dispone di un allestimento full optional di serie. Il prezzo è quello di 29.900 euro nell'allestimento benzina GPL con cambio automatico a manovre rapporti. Vi parlo sin da subito del prezzo, perché proprio come ormai è da tradizione della casa madre, della DR Automobiles, qua non ci sono quindi prezzi a partire da, ma il prezzo indicato è proprio quello dell'autovettura full optional, come in questo caso l'auto di cui stiamo parlando. È arrivato il momento, insomma, di incominciare a parlare dei dettagli. Come di consueto, partirò dall'anteriore e vi presenterò tutti i lati dell'autovettura fino ad arrivare agli interni. Partendo dalla parte anteriore, è inevitabile, lo avevamo già visto, come per l'appunto dicevo in precedenza, la calandra dell'autovettura che è in risalto, è laccato nero lucida, bellissima, con questo bel gioco che va insomma a lasciare a intendere quanto l'azienda punti su questo nuovo Family Feeling e che andremo quindi a rincontrare su tutto il resto della gamma, della famiglia della DR Automobiles. Ma andiamo un po' più a profondità, un po' più profondo, perché i dettagli sono tanti. Partendo ad esempio dalla parte bassa, dove abbiamo le luci diurne a LED, anche loro riprendono un po' la 5.0 che già aveva inserito e integrato questo nuovo disegno da parte di tutti i nuovi modelli. I fari hanno riservato un giochino che a me è piaciuto tantissimo, ve lo faccio vedere. Fari con tecnologia full LED. Oltre ad avere veramente un aspetto e un fascino importante, il designer ha fatto davvero un bel lavoro, ecco che incontriamo i fari full LED anabaglianti e abbaglianti, che sicuramente insomma permetteranno una grande visibilità nella guida notturna. Procedendo invece con le frecce, incontriamo questi nuovi fari freccia che caratterizzano in particolar modo l'anteriore di questa autovettura, con un dettaglio che è anche emozionale, dai, è molto bello, mi piace personalmente, sono certo che piacerà a tutti voi. Per quanto concerne invece il sottoparaurti, quindi il convogliatore dell'aria che troviamo sulla parte posteriore o anteriore, anche lei è di serie e va a integrarsi molto bene con tutto l'aspetto dell'autovettura, e troviamo anche un po' quella volontà, insomma, di essere quasi un'auto sportiva, nonostante i dettagli siano sicuramente quelli di un'autovettura familiare. DR 6.0 non manca in effetti di grinta e di stile, e questo e come altri sono i dettagli che vanno sicuramente a renderla, a farla contraddistinguere, chiedo scusa, a dispetto di tante altre. Parlando invece del laterale dell'autovettura, insomma, i suoi 4 metri e mezzo lo si notano, è sicuramente un segmento importante, come lo sono i dettagli di serie che andiamo a ritrovare sull'auto. Ad esempio, continuo a guardare i cerchi in Lego perché ho notato che sono da 19 pollici, sono 225-55 R19, tra l'altro con pneumatico Continental, quindi anche di fascia alta. Mi ha colpito perché in effetti soprattutto questo bel gioco cromatico di cui dispone di serie permette chiaramente di riprendere le colorazioni sull'autovettura anche in altri colori. L'ho già vista anche blu, nera, e devo ammettere che stanno bene proprio con tutti i colori. Ma sulla parte sovrastante troviamo anche qua, proprio come avevamo già visto sulla 5.0, questa cover che circonda tutta l'autovettura, è in plastica di fatto, e permetterà di attutire quei eventuali danni di carrozzeria, e si sa, la vernice si rovina molto facilmente, mentre in questo caso permette di attutire tutti quegli impatti più facili, diciamo, dai, quegli impatti un po' più da routine. Procedendo, troviamo gli specchietti con chiusura robotizzata e anche là con indicatore direzionale a LED, molto belli, si integrano molto bene. Troviamo anche un punto luce che riprende tutto questo grande arco. Troviamo anche posteriormente il terzo cristallo, quindi sicuramente una grande luce all'interno dell'autovettura, ma anche là
vetri privacy sul posteriore, anche loro di serie, che permetteranno chiaramente di avere un aspetto differente durante l'utilizzo dell'autovettura. Ma è la parte posteriore forse che riserva qualche trucchetto. Andiamo a vederlo insieme. È arrivato il momento del posteriore, come vi dicevo c'era qualche, l'ho chiamato trucchetto, ma in questo caso sicuramente qualche dettaglio di design che va ancora una volta, insomma, a completare, quasi fosse una cornice di questa grande opera. Mi piace tanto l'auto, sono sicuro che lo avrete capito, ma poi lo comprenderete bene perché guarderemo anche gli interni. Guardate intanto questo faro posteriore che ricorda quasi le sportive, di cui non faccio anche i nomi perché non sarebbe corretto. Intanto, parlando del posteriore, quando ho ritirato l'auto, lo faccio vedere in camera, queste sono le chiavi, molto belle, mi piacciono tantissimo, ma ho trovato questo interruttore qua e ho detto, ma vuoi vedere che la DR ci ha installato sulla tua vettura di serie il portellone apribile elettronicamente? Bello ha fatto, è di serie anche qua sulla 6.0, e quindi i dettagli e i contenuti sono davvero sempre di più e sempre maggiori, ma sempre al prezzo indicato, quindi niente a parte ed è tutto di serie. Molto ampio il piano bagagli, di fatto il più grosso che abbiamo mai avuto in casa DR, benvenga per tutte quelle famiglie numerose. Detto questo, un ampio vano bagagli con l'opportunità, insomma, di avere l'esigenza anche di, io mi immagino la mia mamma che esce fuori dall'Esselunga, non riesce a caricare la macchina, non riesce ad aprire il vano bagagli perché per l'appunto le mani impegnate, ma a quel punto basterà aprirlo col radiocomando. I fari posteriori, sempre anche loro, quindi a LED, che permettono e conferiscono questa impronta all'autovettura, ne parlavamo poc'anzi. Passando quindi sotto troviamo i sensori di parcheggio, che vi ricordo non l'abbiamo detto in precedenza, per ogni lato troveremo anche una videocamera, quindi quattro sono le videocamere, una dietro, una davanti, una a destra e una a sinistra, che permetteranno la visione anche tridimensionale, ma questo poi lo vediamo in un secondo momento seguendo gli interni. Mi piace tanto anche il colore, a dire il vero, di quest'auto, che vi ricordo essere di serie. Tutte le tinte metallizzate e le vernici perlate sono di serie, non si paga una parte, insomma. E guardando anche qua la parte sottostante, lo dicevamo poc'anzi quando eravamo sulla parte anteriore, un estrattore dell'aria che va chiaramente a accogliere gli inviti e i terminali di scarico. Questo sicuramente è un dettaglio che la DR giustamente è andata a sottolineare, in quanto anche quindi nelle sue peculiarità ha sicuramente un aspetto ricercato, ma che va a caratterizzare tutta l'autovettura. Parlando di dispositivi tecnologici, la nostra autovettura 6.0 in questo caso presenta un sistema di keyless di nuova generazione, insomma, e permette quindi la chiusura dell'autovettura con allontanamento, quindi di fatto voi allontanandovi con le chiavi dall'autovettura si chiuderà da sola, non necessita più di fatto dell'azione della chiusura fisica tramite radiocomando o tramite interruttori. E per l'apertura, in questo caso adesso l'auto è chiusa adesso, tra l'altro molto bello che si chiudono tutti quanti i cristalli, magari adesso ve lo faccio vedere, ma ci tenevo a farvi vedere questo passaggio perché l'apertura con il radiocomando in tasca, di fatto vi basterà infilare la mano dietro, eccoci qua, dietro la maniglia, e andiamo ad aprire l'autovettura. Ve l'ho promesso, ve lo faccio vedere, ma perché le nostre autovetture hanno tutte quante gli interni in pelle e si sa, durante, insomma, il periodo estivo si va scaldando l'abitacolo. Ecco che magari uscendo fuori dal centro commerciale, o meglio in questo caso viaggiando un po' con la mente dalla spiaggia, l'auto in quel momento, si sa, è calda, no? Ma da lontano basterà tenere premuto il tasto, in questo caso dell'apertura, per abbassare tutti i cristalli, e questo è una grande comodità. Anche il tetto chiaramente va aprendosi e vi basterà chiaramente chiuderla da lontano, a distanza, per vedere tutta l'autovettura, tetto compreso, chiudersi elettronicamente. Guardo nel frattempo che si sa mai che faccio una figuraccia. No, dai. Andando avanti, parlando quindi invece di quello che ci siamo appena detti, l'apertura e la chiusura, ma in particolar modo di dispositivi tecnologici, la DR ha fornito e ha munito in questo caso la 6.0 dell'accensione dell'autovettura tramite remoto, quindi da lontano. E questo, credetemi, mi ha affascinato tantissimo. Ma procediamo adesso con gli interni. Ed eccoci ritrovati all'interno.
sono tante le cose di cui parlare, sono veramente tante, in quanto le caratteristiche e le peculiarità sono davvero tante, ma in particolar modo anche le finiture degli interni. Ovviamente sono tutte smartate, sono tutte morbide, anche qua proprio come la 5.0 ritroviamo questa bella cucitura e la doppia pelle, le finiture in alluminio setinato, le bacchette dell'aria anche loro molto... Insomma, gli interni sono sicuramente fatti ad hoc da un designer, lo si vede perché anche le portiere hanno molti accorgimenti, ma in particolar modo sono morbide anche loro. Questo lo vado precisando perché io ad esempio ho il vizio di guidare col braccio appoggiato sul pannello della porta e oltre ad esserci molto spazio, guardate quanto va su e in giù il mio gomito, vi lascia intendere quanto spazio ci sia per tutti, quindi perché più o meno alto di me. Detto questo, beh, come potete vedere, insomma, qua c'è tanto di cui parlare. Ad esempio, partendo da questo smart hub delle aree condizionate in cui si può proprio touch, quindi non c'è di fatto un interruttore, posso aumentare e diminuire la ventilazione o scegliere la temperatura, l'aria condizionata, dove mandare l'aria, insomma, è veramente, veramente bello e ovviamente è presente sulla nostra ammiraglia ed è giusto che sia così, ma mi domando, no, quando guardo questi dettagli che adesso vado a illustrare uno per uno, ma caspita, sono davvero dettagli da auto premium, ben lontani dal costo di questa autovettura. Veramente c'è da fare uno chapeau a DR per l'allestimento, per le caratteristiche, per le dotazioni di questa autovettura, che sono di serie. E non sono solo di serie, ma sono anche di altissima qualità. Pensate che quest'auto è garantita la sua qualità, scusate, è garantita la sua qualità per 5 anni. E tra l'altro, scegliendo un progetto senza pensieri, qua da noi Grandolfo Auto, sarà possibile avere 10 anni di garanzia a chilometraggio illimitato e senza le franchigie. Quindi domandateci, fateci sapere qual è la vostra impressione nei commenti o magari contattandoci tramite le nostre pagine social o chiaramente chiamarci telefonicamente. Passiamo dalla parte più bassa, poi magari parliamo anche della parte sovrastante, perché è inevitabile che incontriamo il cambio a 9 rapporti, il cambio a 9 rapporti CVT. Io quando ho saputo dei 9 rapporti devo ammettere che ero anche un po' emozionato, era un po' la mia prima volta che qua in casa di DR avessimo avuto questo cambio a 9 rapporti e devo ammettere che con in abbinato al motore 1500 da 154 cavalli turbo benzina e GPL, questo cambio a 9 rapporti permette a questo 1500, che già è un motore di grandi prestazioni, intendiamoci, ma con questo cambio a 9 rapporti diventa davvero un leone, incredibile, perché è sempre in coppia, è sempre pronto a fornire potenza su strada, anche in salita. Ho avuto modo di provare una salita anche abbastanza importante e l'ha affrontata senza davvero alcun tipo di problema. Quindi vi invito a venire a provarla su strada perché ha sorpreso me e sono sicuro sorprenderà anche voi. Parlando quindi del cambio, abbiamo capito che un cambio a 9 rapporti lo possiamo chiaramente utilizzare sia in automatico che nella versione sequenziale, quindi manualmente andando in su e in giù con la leva aumenteremo e diminuiremo le marce. Qua sulla destra troviamo la ricarica wireless, quindi sarà possibile caricare il nostro telefonino senza... telefonino sembra quasi un diminutivo, il nostro smartphone, utilizzando chiaramente una ricarica che trovo molto comoda. Parliamo invece adesso di come vediamo il funzionamento del sistema Apple CarPlay ed Android Auto. Anzi, Android Auto, dato che adesso non ho disponibile un Android, vi invito, non so mai adesso dove troverete la casella, ma vi lascio il video della 5.0 dove vi faccio vedere il funzionamento. Dato che il dispositivo è lo stesso, troverete comodo vedere il funzionamento. Ma adesso guardiamo l'Apple CarPlay. Ed eccoci qua, l'Apple CarPlay, comodissimo, basta attaccare il telefonino, non c'è proprio di fatto alcun tipo di sincronizzazione, se non che consenti. Eccoci qua il quadro, io spero si possa intendere quanto sia comodo e quanto soprattutto non distragga la guida, perché guidando di fatto, provate a pensare che questa è l'altezza del volante, il mio sguardo in questo momento quindi è a questa altezza, provate a immaginare quanto spazio in realtà, quanto poco spazio in realtà io debba fare per poter vedere il sistema di navigazione o chiaramente le applicazioni.
le applicazioni che io sarò veloce nella descrizione di questi ultimi, perché proprio come ritroviamo sul nostro smartphone abbiamo quelle più generali, no? Le radio digitali piuttosto che WhatsApp, messaggistica, navigazione, uso Waze, ma chiaramente anche Google Maps, come vedete, insomma tutte le migliori caratteristiche di cui il nostro smartphone ha a disposizione. Vi ricordo di guardare il video della 5.0, così che anche per tutti coloro che hanno gli Android possono vedere il funzionamento che troveranno sulla loro autovettura, o se no venite qua in concessionaria che lo facciamo insieme. Particolarità, ve l'avevo detto, questa autovettura ha delle chicche, degli assi della manica, io adesso pian piano vado a farveli vedere tutti. Hanno dotato la DR 6.0 di un sistema tridimensionale di visualizzazione. Guardate un po'. Eccoci qua. Incredibile, io sono davvero, davvero colpito, più che altro perché tutte le cose di cui vi ho elencato fino adesso, e ce ne sono altre di cui parlare, sono tutte cose che si pagano a parte e tutte le caratteristiche le aggiungete. Ma avete capito la rilevanza di queste caratteristiche, che sono di serie, sono full option, sono comprese nel prezzo? Incredibile. Venite qua a toccarle con mano, perché sono certo che sorprenderanno anche voi. Guardate qua, incredibile. Va bene, procedendo. L'impianto audio purtroppo non posso trasmettervelo per via digitale, ma rimarrete veramente colpiti perché è di altissima qualità, ci sono tanti autoparlanti presenti nell'autovettura. Ma passiamo al funzionamento del sistema centrale di guida con tutte le sue informazioni. Ok, vi ho messo questa inquadratura così che sia chiaro anche per voi. Quindi il volante, che tra l'altro guardate che bel volante, con l'accoglimento per le gambe, quindi non andate a scontrare, e con una grande impugnatura. Tra l'altro il volante è regolabile sia in altezza che in profondità, quindi permetterà davvero di poter instaurare un grande feeling con la guida. Parlando invece delle sue caratteristiche, a destra volume della radio, risposta della cornetta telefonica, muto, comando vocale per i sistemi Android e iOS, Apple. Io ad esempio in questo caso utilizzerei Siri, domandandogli quel che dicendogli quel che dovrebbe fare. Ma eccoci qua, il quadro strumenti. Anzi, chiedo scusa, non ho parlato del lato di sinistra. Ovviamente qua abbiamo il cruise control con le sue varie funzioni per l'impostazione. Guardando invece il quadro strumenti, ci ritroviamo, come se non bastasse, a un altro LCD di grande dimensione, mi permette di avere una proporzione molto chiara davanti a me. A destra incontriamo la benzina, a sinistra la temperatura dell'acqua, davanti a noi chiaramente lo strumento che va a indicarci, utilizzando le leve di selezione, l'indicatore della temperatura del battistrada, ma non solo, anche la temperatura di ogni singolo pneumatico, e successivamente in tempo reale i consumi e l'autonomia restante. Schiacciando le impostazioni invece troviamo chiaramente le varie impostazioni, no? In questo caso l'orologio, le spie di avvertimento, l'allarme sopra i 120 km/h e il ricordo, in questo caso posizionato a un'ora, molto carino, mi piace questa cosa, perché vi ricorda attenzione, l'attenzione alla stanchezza di guida. Quindi se mi trovo in autostrada e sto affrontando un viaggio, in questo caso di un'ora, o ad esempio possiamo impostarlo anche a 3 ore, dopo 3 ore vi indica attenzione che sono trascorse 3 ore ed è il caso che magari fate una sosta per riposarvi. Molto bello anche questo, ben illuminato, molto chiaro anche la strumentazione, quindi permetterà un facile utilizzo ma una facile comprensione in particolar modo. Ultimo ma non ultimo, vado a sottolinearvi che la 6.0 è dotata di un dispositivo che permette il filtraggio della qualità dell'aria che respiriamo nell'abitacolo. Non male, soprattutto perché è di serie, anche questo è un dettaglio che normalmente si pagherebbe a parte. Sopra invece, alzando quindi lo sguardo, incontriamo intanto le paratie antisole, dove all'interno abbiamo lo specchietto sia lato guida che lato passeggero, entrambe con la luce che si va ad azionare aprendo la paratia che permette di vedere il cristallo. Ma alzando gli occhi, la parte quindi centrale è dotata di dispositivi, quindi di luci, in questo caso parlo un linguaggio più facile, di luci che quindi permettono di illuminare l'abitacolo, ma fatto con dei LED che sembrano incastonati nel cristallo. Sono bellissimi e impreziosiscono tantissimo l'autovettura.
Di serie la DRS 2.0 prevede anche, come già accennavo, il volante che si regola in estensione e in altezza, ma anche il sedile. Contate che sono alto 1,80 m. Vi do questa dimensione, questo dato più che altro per fare i vostri conti a casa. È elettronicamente robotizzato, quindi permette di sollevarsi, di abbassarsi, di andare avanti e indietro e di muovere chiaramente lo schienale elettronicamente. Qua dietro invece incontriamo la regolazione lombare del sedile, quindi per chi come me ha qualche problemino in cervicale sicuramente sarà felice di saperlo, perché potrà fare dei lunghi viaggi con una grande comodità e un grande comfort. Sempre parlando di peculiarità, gli interni, incontriamo ad esempio questa lucina viola, azzurro barra viola, adesso non saprei descrivere perché non la vedo di notte, ma che va a illuminare tutto il cruscotto e anche i pannelli porta, e va a illuminare anche le zone d'ombra, proprio come qua sotto dove ho messo il mio smartphone. È molto comodo, tra l'altro guardate che grande spazio c'è qua sotto. Queste lucine insomma vanno a illuminare tutti quegli angoli morti che ci sono all'interno dell'abitacolo. Tra le peculiarità della DR 6.0 c'è il tetto in cristallo, tutto il tetto perché è gigantesco questo cristallo, ed è elettronicamente robotizzato. Primo step per l'apertura volgarmente chiamata a pinna, quindi quel che permette di non far entrare l'acqua ma di avere un ricircolo dell'area dell'abitacolo, e poi successivamente l'apertura del cristallo. Guardate quanto è grosso, ma in particolar modo che grande luce che arriva all'interno dell'abitacolo, apribile in due aperture, ecco qua, questa è l'ultima, e abbiamo davvero l'opportunità quasi di avere un SUV cabrio. Questo è un dettaglio sicuramente non di tipo funzionale, ma vi posso garantire che scalda il cuore, soprattutto quando, perché no, passare accanto al lago, alle rive del lago del mare, insomma avere questa questo tetto aperto, ma anche durante le giornate per andare al lavoro. Io lo uso molto spesso ed è bellissimo, arricchisce molto la guida. Mi sono messo dall'altro lato perché ci tenevo a farvi vedere intanto i grandi vani portoggetti. Portoggetto numero 1, classico cassettino portoggetti. Poi abbiamo, come abbiamo visto in precedenza, il grande vano porta accessori, telefoni o quant'altro sotto la console centrale, e il bracciolo che va avanti e indietro, quindi regolabile in base all'altezza del conducente, ma sottostante abbiamo un gigantesco porta oggetti con doppia porta bottiglia, bicchiere e un porta oggetti. Lo possiamo rimuovere come vediamo, e sotto incontriamo un porta accessori che io penso che ci possano stare almeno 4 bottigliette dell'acqua. È veramente grande, grande, e permetterà di metterci diverse cose. Ecco, DR 6.0 permette di avere veramente un'opportunità anche sotto questo aspetto di un grande ordine all'interno dell'autovettura durante anche i lunghi viaggi. Eccoci arrivati alla parte forse più interessante, la polpa, il motore. Come vi dicevo è un 1.5 da 154 cavalli, eroga 215 Nm di coppia. E a GPL chiaramente qualcosina meno, dovrebbe essere 149 cavalli e 195 Nm di coppia. Una volta aperto il vano motore, proprio come la DR 5.0, incontriamo quindi la paratia fonoassorbente, cioè quella che va a diminuire i rumori percepiti all'interno dell'abitacolo, e questo permette anche di convogliare l'aria che in ingresso dalla grande calandra va a finire all'interno del motore e si va a convogliare sotto nel sottoscocca, scusate il gioco di parole. Ovviamente permette anche lei alle botole per verificare eventuale livello dell'olio, stato di utilizzo della batteria o banalmente le vaschette di esercizio comune. Insomma, una grande autovettura disposta di un ottimo e potente motore di grande qualità, garantito anche qua, ancora una volta vado a precisarlo, per 5 anni, ed è possibile qua da noi in Grandolfo Auto estendere la garanzia e la qualità di questa autovettura fino a 10 anni a chilometraggio illimitato e senza le franchigie, che non è mai un dettaglio ma forse anche il sigillo di qualità. È arrivato il momento della chiusura, abbiamo parlato in toto dell'autovettura, spero di non aver dimenticato niente. Chiaramente vi invito a commentare, farmi domande qualora ci sia qualcosa di cui posso non essere stato chiaro. Vi ricordo che io nella vita vendo macchine, non faccio il presentatore, quindi mi scuso per tutte le mie figuracce, ma sono, credetemi, spontanee.
Vi ricordo chiaramente di seguirci su tutti i nostri canali social, quindi Instagram, Facebook, YouTube e sul nostro sito, dove troverete tra l'altro una sezione dedicata alla richiesta di contatto, di test drive, quindi di prova su strada o di preventivo, o semplicemente anche di una presentazione dell'autovettura, magari con qualche collega delle sedi di Milano, di Pantigliate, Crema e Piacenza, quindi sfrutto anche per dirvi quali sono le nostre sedi. Troverete sicuramente una persona che vi andrà a spiegare e spletare i dettagli dell'autovettura e andare ancora una volta più nel dettaglio. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione, spero ancora una volta di aver fatto delle tremende figure, ma qualora l'abbia fatte, fate come me, fateci una bella risata. Ciao e grazie, a presto!